Ecco, questo è uno strumento piuttosto semplice, ma abbastanza efficace. Naturalmente oggi ci sono sistemi molto più veloci e molto più tecnologici di questo. Il filmato che vi faccio vedere è semplicemente per testimoniare come un tempo veniva fatto questo tipo di lavoro. Si tratta di pulire le olive raccolte dalla grande quantità di foglie che ci si trovano insieme. Naturalmente liberarle dalle foglie significa ottenere un olio anche migliore, chiaramente, senza la presenza delle foglie nella macinatura. Ripeto, ovviamente oggi la tecnologia ci offre sistemi decisamente differenti e decisamente più facili da utilizzare. Questo qui è un lavoro più lungo, più laborioso, anche forse un po' un lavoro un po' zen, no? Ma ripeto, questo è per testimoniare come un tempo venivano ripulite le olive dalle foglie. È un sistema molto semplice, ci sono delle canne tagliate a metà, divise in due e posizionate con il dorso curvo nella parte alta, con un piccolo spazio fra l'una e l'altra, uno spazio sufficiente per far cadere e passare le foglie, non abbastanza da far cadere le olive, quindi una specie di passino per le sole foglie. Si massaggiavano in modo tale da liberare, da dividere le foglie dalle olive, e pian piano poi le olive cadevano nella parte bassa, che possiamo vedere qui, eccolo qui. In questo modo riusciamo a vedere come le olive venivano immagazzinate già pulite. Ecco qui vediamo il risultato di quello che possiamo andare ad immagazzinare poi nelle cassette di olive pulite dalle foglie. E le foglie poi si radunano sotto questo strumento, che ha vari nomi a seconda delle regioni.